Buonasera e bentornati telespettatori di RTA, buon inizio di settimana e buon primo marzo. La cronaca in apertura, fine settimana di controlli da parte dei carabinieri del territorio della Valtaro e della Valceno, sono state elevate alcune sanzioni a chi non ha rispettato le regole anti-Covid, è ritrovata una sedicenne allontanatasi da una struttura di accoglienza. Nella giornata di sabato a Bedonia i carabinieri della locale stazione, in seguito alla segnalazione di allontanamento di una giovane da una comunità per minori del posto, hanno attivato immediatamente le ricerche che hanno permesso, dopo alcune ore, di rintracciare la sedicenne e riaffidarla al personale preposto della struttura. Ieri invece i militari della stazione di Berceto, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno fermato a bordo di una motocicletta un 35enne di Sorbolo. Il centauro ha deciso, visto anche la bella giornata, di fare un giro uscendo dal proprio comune senza un valido motivo. Gli è stata elevata una sanzione di 400 euro. Sempre nel corso dei controlli del territorio durante il weekend, i carabinieri della stazione di Pellegrino Parmense hanno elevato tre sanzioni amministrative a persone che non rispettavano il distanziamento o non indossavano correttamente i dispositivi di sicurezza. A Fornovo invece la polizia locale Bassa Valtaro ha proceduto a chiudere un bar per 5 giorni e a multare i numerosi clienti che stavano consumando bevande all'esterno e sotto il gazebo proprio di fronte al locale. In seguito ad una segnalazione, gli agenti della Polizia Municipale Locale Bassa Valtaro hanno proceduto alla chiusura con provvedimento temporaneo di sospensione per 5 giorni della licenza di un bar di Fornovo Taro. All'esterno del locale e anche sotto il gazebo antistante l'ingresso si trovavano numerosi clienti che stavano consumando bevande. Alla vista della pattuglia molti di loro si sono allontanati per evitare di essere identificati. Alcuni sono stati fermati e gli agenti hanno contestato loro il mancato rispetto delle disposizioni impartite per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19. Ad ognuno è stata elevata una sanzione di 400 euro, provvedimento analogo applicato al titolare dell'attività. La polizia locale Bassa Valtaro ha intensificato i controlli con specifici servizi di vigilanza nel cuore del centro storico e durante i controlli 2 uomini e 2 donne sono stati trovati con qualche bicchiere di troppo in corpo. Per loro è scattata la sanzione per ubriachezza molesta, sanzione amministrativa pecuniaria che secondo i limiti imposti dalla legge va dai 51 ai 309 euro. In tutto il territorio della Valtaro Valceno le persone positive al Covid-19 sono attualmente 55. Si tratta di dati confortanti che sono stati comunicati come sempre dall'ASL. Sono 55 i casi positivi in isolamento domiciliare sul territorio del distretto Valli, Taro e Ceno, lo comunica l'azienda USL di Parma nel consueto aggiornamento sulla situazione emergenziale legata al Covid-19. 6 le persone uscite dalla quarantena nelle ultime ore, 10 di cui 2 in terapia intensiva, i pazienti ricoverati presso il padiglione Barbieri a Parma. I contatti di casi positivi attualmente in quarantena sono 97 e nessun cittadino della Valtaro Valceno è recentemente deceduto a causa del virus. In tutta la provincia di Parma nelle ultime ore i casi guariti sono stati 58, mentre in totale i ricoverati in città sono 194. A Parma e provincia ieri 176 nuovi casi e un decesso. Di questi 127 presentano sintomi. Resta invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13. Sul fronte invece delle vaccinazioni, nelle giornate del 26, 27 e 28 febbraio a Parma e provincia sono state vaccinate contro il coronavirus 1916 persone, di cui 1510 ai centri vaccinali, 406 dall'equipe mobile infermieristiche AUSL del territorio in collaborazione con i medici AUSL delle unità straordinarie di continuità assistenziale e i medici di famiglia, per un totale di 1618 prime dosi e 298 seconde dosi somministrate.
Parrucchieri e barbieri sarebbero sul piede di guerra. Il primo DPCM di Mario Draghi potrebbe vietare di nuovo la loro apertura nelle zone rosse. Secondo alcune anticipazioni, nel prossimo DPCM, nelle zone rosse, verrebbero di nuovo chiusi i negozi di barbieri e parrucchieri. Una indiscrezione che ha fatto infuriare Confartigianato Acconciatori, che giudica incomprensibile questa ipotesi. Per Michele Zivieri, presidente di Confartigianato Acconciatori di Parma, si tratterebbe di un provvedimento ingiustificato nei confronti di queste imprese che, in tutto il periodo pandemico, hanno applicato con la massima diligenza le linee guida dettate dalle autorità sanitarie e dal governo, intensificando le già rigide misure previste dal settore sul piano igienico-sanitario. A Parma e provincia sono circa 900 le imprese del settore che non lavorerebbero più in caso di restrizioni in zona rossa. Ci siamo riorganizzati operando su appuntamento, togliendo delle postazioni di lavoro per rispettare il numero di presenze massime consentite a seconda delle dimensioni dei saloni, dicono. In questo modo, lo ripetiamo per l'ennesima volta, non si fa altro che favorire l'abusivismo, mettendo seriamente a rischio la salute di tutti, oltre che danneggiare ulteriormente sul piano economico le aziende in regola. Gli esperti sanno bene che non è nei saloni di acconciatura ed estetica che vi sono i rischi maggiori di trasmissione del virus, pertanto questa misura appare incomprensibile. A questo proposito, Confartigianato rileva che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in Italia, per l'effetto combinato di mancati ricavi a causa della chiusura e della concorrenza dell'abusivismo, le imprese di acconciatura e di estetica hanno registrato una perdita economica di 1.078 milioni di euro, pari al 18,1% del fatturato annuo. La Confederazione a livello nazionale ha chiesto ufficialmente al governo di riconsiderare le misure restrittive, consentendo lo svolgimento dell'attività di acconciatura anche nelle zone rosse, poiché si tratta di un servizio alla persona importante anche per garantire la tutela della salute dei cittadini, in particolare delle persone anziane, cosa che non viene garantita se si ricorre agli abusivi. Voltiamo pagina. A partire dalle ore 7 di domani, la provincia di Parma istituirà il senso unico alternato regolato da semaforo sul ponte in attraversamento al torrente Ceno lungo la provinciale 110 Varano-Solignano in località Varano de Melegari. Il cantiere avrà una durata presunta di 2 settimane necessarie per effettuare i lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione del ponte. Il Comune di Compiano ha presentato sabato in una conferenza stampa il programma estivo delle manifestazioni, che prevede rispetto allo scorso anno qualche evento in più. Il Comune di Compiano sfida il coronavirus, stende un programma estivo che ricalca quello dello scorso anno, dove, sebbene la pandemia fosse già in atto, c'era stato un momento di tregua e si era riusciti non solo a ripetere le manifestazioni del 2019, ma a implementarle, e lo stesso si intende fare quest'anno. Sì, in questo anno abbiamo programmato qualche evento in più rispetto allo scorso anno, tutti eventi compatibili con i protocolli sanitari attualmente in vigore, quindi sarà un anno per noi ancora più ricco rispetto al 2021, questo anche per venire incontro al flusso turistico che ci aspettiamo essere positivo come lo scorso anno. In più quest'anno abbiamo aggiunto una novità importante, perché quest'anno è una ricorrenza importante non solo per Compiano ma per l'Alta Valtaro. Oggi ricorrono i 1000 anni di un importante documento datato proprio 27 febbraio 1021. In questo documento è l'unico documento attualmente esistente in cui è citato la parola Campoplano in ben 2 volte. Campoplano e il mercato di Campoplano. Quindi è un documento che, seppur ha alcune interpretazioni un po' di discordanti, ma sulle quali poi verrà fatto anche uno studio molto più approfondito, è un importante documento perché comunque ci narra la nostra tradizione, la nostra storia, che non è la storia di un comune o di un paese, ma la storia di un territorio che comprendeva
tutta la zona che va dall'odierna Borio fino alla Bertorella circa, quindi un ampio territorio che si chiamava appunto Campoplano. Quindi per noi quest'anno è un anno anche importante per questa ricorrenza. L'amministrazione, per ampliare le manifestazioni e per renderle più appetibili anche all'esterno del territorio, sta stringendo sempre più rapporti con associazioni di carattere nazionale. Assolutamente sì, abbiamo fatto in modo appunto di riallacciare rapporti con associazioni delle quali appunto l'amministrazione faceva già parte e abbiamo fatto in modo di collaborare più attivamente anche e addirittura associarci appunto con altre nuove associazioni appunto nazionali, prime fra tutti i Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli e chiaramente il Club dei Borghi più belli d'Italia, dei quali siamo soci fondatori. In aggiunta appunto ci sono state anche per esempio l'Associazione delle Città del Santo Crocifisso, anche l'Associazione Genius Loci della famiglia Doria Pamphili Landi, che in realtà è proprio quella che ci aiuta anche nell'organizzazione di questo convegno appunto sul documento di Campoplano. Insomma è un lavoro che facciamo in sinergia con altri enti, altre associazioni e cerchiamo appunto di riuscire ad ampliare questa offerta turistica anche per il 2021. Un programma che dovrebbe, nelle intenzioni degli amministratori, partire a breve e proseguire praticamente fino alla Fiera di San Terenziano. Sì, allora oltre alle manifestazioni tradizionali che si svolgono tutti gli anni abbiamo delle novità quest'anno. A breve dovremmo riuscire a commemorare dignitosamente Ilaria Alpi, compianese di origine paterna, alla quale verrà dedicata la Sala del Consiglio. Ci saranno poi delle novità perché abbiamo partecipato a due bandi della consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo, grazie alla quale riusciremo a riportare il Festival degli Orsanti con una mostra sull'emigrazione e in collaborazione con il comune di Fornovo faremo parte di un grosso progetto che si svolgerà in 3 anni, quest'anno è incentrato sull'emigrazione in Argentina con manifestazioni che si svolgeranno fra Fornovo e Compiano. Le date verranno poi comunicate nel momento in cui sapremo ecco, come si evolverà la situazione. Anche con il Club dei Borghi dei più belli d'Italia abbiamo 2 manifestazioni, la Notte Romantica e una rassegna teatrale. I lavori della sistemazione della via Francigena sono in stallo da anni, 20 milioni di euro fermi a causa di un'assurda burocrazia. Luigi Lucchi, sindaco di Berceto, facendosi portavoce di tutti i sindaci dei comuni presenti sulla via Francigena, urla tutto il malcontento per i fondi stanziati 5 anni or sono dall'allora ministro Franceschini per sistemare questa importantissima via dalla Valle d'Aosta a Roma. Si tratta di 20 milioni di euro, spiega Lucchi, che a causa di una burocrazia assurda sono bloccati e non vengono stanziati. A Berceto spettano 262.000 euro. Una vera vergogna, ribadisce il primo cittadino, così come una vergogna è lasciare la strada in queste condizioni di pericolo senza intervenire per sistemarla per assurde pratiche burocratiche. Continuano le grandi novità alla Nuova Montelli a Borgo Valditaro. Qualche esempio, arance Navel di origine italiana a soli 99 centesimi al chilo, verza chiara a soli 79 centesimi al chilo. Continua inoltre, con grande successo, la consegna a domicilio. Ditta Nuova Montelli, sempre più vicino al cliente. Ditta Nuova Montelli a Borgotaro, una leggenda che continua. Strepitoso Mariani Gomme,
via Moronera 13 a Bedogna. Super offerta pneumatici agricoltura per tutto il mese di febbraio su pneumatici delle migliori marche del settore come Michelin, Trelleborg, BKT, Kleber e naturalmente Taurus. In omaggio con l'offerta il nostro smanicato. Possibilità di montaggio a domicilio per preventivi 333-3968-929 oppure WhatsApp 320-1814-044. Mariani Gobbe, Strepitoso, Bedogna. Essere Lube significa inaugurare 500 negozi dedicati alla cucina. Festeggia con noi il nostro 500esimo store. Troverete promozioni uniche per un tempo limitato e fidati professionisti per progettare insieme la tua cucina. Ti aspettiamo nei Lube e Creo Store. L'acqua che finisce negli scarichi arriva ai depuratori. Un complesso processo di trattamento rimuove gli inquinanti e la restituisce pulita al fiume. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Carrefour di Bedogna offre il servizio a domicilio gratuito nel comune di Bedogna, coprendo anche i comuni di Tornolo e Compiano. Grande novità al Carrefour di Bedogna: sushi fresco di ottima qualità con ordini su prenotazione nei giorni di giovedì, sabato e martedì. Buon appetito! Per ordini e informazioni 0525 8245 35. Per ordini via mail info@supermercatosmc.it, WhatsApp 333 67 93 607. Ecco a voi le nuove offerte di Baudassi, quello dei prezzi bassi. Turbina da neve Husqvarna, larghezza di lavoro 68 cm a euro 2290. Deumidificatore elettrico Bimar, euro 149. Forno microonde con grill Ferrari, capacità 20 litri, 89 euro. Bilancia digitale pesa persone, 12 euro 90 centesimi. Paiolo per polenta con motore elettrico, in rame, litri 4 a 59 euro. Proprio così, come stai pensando, da Baudassi i prezzi sono bassi. È per questo che si viene da Baudassi. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97 447. Siamo ospiti di Immobiliare Valtaro, naturalmente tutti voi conoscete Gianmarco Bozzia, al quale faccio una domanda che poi racchiude tutte le risposte che vuoi. Un'analisi approfondita della tua attività in questo anno davvero problematico. Ci sono due realtà. La prima è il mercato immobiliare della zona delle Valli Magiche, come le chiamo io, Valtaro, Valceno, Valbaganza, e poi c'è l'altra mia realtà, altrettanto importante, che è quella della tua casa al mare. La prima realtà, che segue mio cognato Cavalli Gigi e sua moglie Elena, praticamente è in fortissima ascesa. Un po' c'è stato per il discorso Covid, che la gente è venuta su un po' da tutto il nord Italia a comprare case, affittare case per venire a godere l'estate qui e a lavorare anche da qui, e tuttora questo mercato persiste e abbiamo ottime aspettative per il nuovo anno, anche perché
Le spese delle nostre case sono molto molto limitate, molto basse, e quindi la gente sta vendendo tanto e stiamo facendo ottime transazioni, anche numeriche. Sì, le cifre sono minori, ma logicamente se ne fanno tante. Allora Gianmarco, la realtà locale l'hai descritta, la realtà invece a livello nazionale, la tua scala dal mare, che è importante per quanto concerne la tua azienda, andiamo un po' più profondi. Sì, quello che riguarda la valle riguarda un po' tutta la nostra nazione Italia, perché questa cosa sta avvenendo anche in tutte le case che abbiamo da vendere al mare. Noi come brand La Tua Casa al Mare siamo ormai diventati, dopo immobiliare.it, casa.it e idealista.it, il motore di ricerca più usato per chi cerca case al mare. Abbiamo oltre 1500 case in tutte le parti d'Italia, logicamente con un unico denominatore che è il mare, e quindi case con vita vista mare, come le chiamiamo noi, da tutti i prezzi, e questo ci fa notare che praticamente il mercato che riguarda le nostre valli magiche, quindi Valtaro, Valceno, Valbaganza e tutto quello che lavoriamo qua, succede anche in tutta Italia, logicamente. Ci sono alcune cose abbastanza particolari che da noi non mancano, mentre in alcuni casi al mare mancano, che cosa cerca la gente? La gente cerca comunque sia case con spazi, che possono essere o terrazze o giardini. Sono in grande difficoltà le case che non hanno né terrazzi né giardini, però diciamo che da noi nella valle non manca certamente l'aria aperta, non manca certamente il pezzo di giardino, una gran bella terrazza. Questa è la stessa identica cosa che cercano in tutte le case al mare, in Liguria, in Sardegna, in Sicilia, sulle isole, ovunque. Quindi c'è una fortissima ripresa del mercato immobiliare e sarà ancora più forte quest'anno, non perché lo dico io, che comunque un po' il tasto della situazione ce l'ho, ma più che altro per il semplice fatto che l'anno scorso di 100 che volevano venire a comprare casa al mare, solo 50 sono venuti. Quindi noi ci aspettiamo, e lo vediamo dai numeri che ogni giorno capitano e vediamo sul web, non solo le nuove 100 persone che verranno a comprare, ma anche le 50 dell'anno scorso, che hanno fatto un po' da imbuto. A chi dice, ma con questa crisi, purtroppo bisogna dire che per tante persone che fanno certi tipi di attività e sono in grande sofferenza, e quindi l'ultimo dei pensieri è comprare casa, perché logicamente hanno avuto un problema economico da questa pandemia, tante altre invece su questa pandemia hanno fatto anche soldi, quindi sono arricchite. E quindi diciamo che il mercato, è brutto dirlo, ma è rimasto sullo stesso numero di persone e di utenti che cercano. Un po' di più sono un po' più spinti a comprare casa, hanno un po' più coraggio, tipo si vive una volta solo. Prima giravano molto di più, ora si trovano la casa, comprano, sempre che ci sia il rapporto qualità-prezzo fondamentalmente giusto. Domani, martedì 2 marzo, avremo cielo in prevalenza sereno, salvo il transito di nubi alte di scarsa consistenza sul settore occidentale. Temperature minime stazionarie con valori compresi tra 0 e 1 grado, massime quasi stazionarie con valori tra 13 e 15 gradi, venti deboli, direzione variabile. La programmazione serale di RTA si apre come di consueto alle 20.35 con Punto Sport in diretta, conduce Giovanni Bonfiglio, alle 22 Atlas, alle 22.30 Telegiornale, alle 23 Balla che ti passi, a mezzanotte Rivediamoli. Per noi è tutto, grazie dell'ascolto, vi auguro un buon proseguimento, torniamo domani 19.35 col TG.